C'era una volta. Chi c'era una volta? C'era che al tempo in cui i barbari calavano come fiumare in piena verso i paesi del sole, un'orda di questi conquistatori, che dopo aver attraversato tutta la penisola, giunse al Mar Ionio e si trovò davanti allo stretto che divide la Calabria dalla Sicilia. A distanza, sull'altra sponda, l'isola attrasse irresistibilmente il re barbaro, che ne contemplava avidamente le spiagge coperte di arance e di ulivi e il gran monte fumante chiamato Etna. Imponente in groppa al suo cavallo, egli passava giornate intere a pensare come poter raggiungere quella terra di sogno. Non aveva manco una barca. E così quell'isola tanto più pareva irraggiungibile quanto più desiderava ardentemente conquistarla. Improvvisamente un mattino gli apparve davanti agli occhi, sorta dal nulla, una donna di straordinaria bellezza. «Chi sei?» domandò il re, turbato dal colore di quel viso, dallo splendore di quel corpo di femmina che non pareva fatto né di carne né di sangue. «Sono la fata Morgana. Esprimi un tuo desiderio, uno solo, ed io sono pronta ad esaudirlo». Il re non ebbe un attimo di dubbio. «Voglio quell'isola». Era d'agosto. Il cielo e il mare erano senza un filo di vento. Una leggera nebbiolina color di opale velava l'orizzonte. «E sia», disse la fata, «te la do con le sue città, con le sue campagne profumate e i suoi monti che sprigionano fuoco». Fece un cenno ed incanto la nebbia sparì e rivelò chiaro il tratto della costa siciliana. «Ora guarda ai tuoi piedi». «Nell'acqua», aggiunse la fata. Il re chinò gli occhi e la Sicilia parve trasferirsi ai suoi piedi. Guardando nell'acqua, egli infatti vide nitidissimi, come se potesse toccarli con le mani, i monti dell'isola coperti di uliveti, le spiagge tutte verdi di arance e di limoni, le colline con gli asinelli che vi si arrampicavano, il porto di Messina con le navi, le vele, i moli e persino i marinai che caricavano le merci. Con un grido di gioia, il re balzò giù dal cavallo e si gettò in acqua, certo di poter raggiungere l'isola tanto desiderata con poche bracciate. Ma ahimè, l'incanto si ruppe e il re, trascinato a fondo dalla sua armatura, affogò miseramente, perché quella visione era stata soltanto un miraggio, un gioco di luci della bella e infida fata Morgana. Ecco perché in agosto, in certe limpide albe settembrini, chi si trova sulla riva calabra può vedere limpidissimo e vicinissimo il litorale siciliano con le sue case e i suoi uomini, anche se la distanza che separa le due terre è di parecchi chilometri. E fata Morgana, che ancora ci riprova! Lo sapete che un tempo in Sicilia gli uomini non sapevano né cantare né far musica? Sì signore, la terra era bella, ma pareva un po' meno bella per il fatto che non c'erano né canto né suono. Dunque, dalle parti di Acragas viveva al tempo dei tempi un pastore chiamato Daphne, il quale un giorno, avendo messo ad essiccare al sole certe pelli e certe interiora di pecora, si accorse che il vento le faceva suonare. «Sì signore, amici miei, sonare!» E così inventò la ceramella, e su di essa prese a comporre musiche e canti. Dicono gli antichi che quando Daphne suonava accadeva il miracolo. Attorno a lui tutto si fermava, le api e gli uccelli non volavano più, il vento si arrestava, gli armenti sollevavano il capo e si godevano la musica. Poi Daphne scoprì che anche la canna tagliata dava suono e istruì gli altri pastori. La sera, quando accendevano il fuoco, o in certe mattine mentre le greggi pascolavano, Daphne e i suoi compagni facevano musica. Perfino gli dei si affacciavano dall'Olimpo, mizzica, e si volgevano verso la terra di Agragante per ascoltare quel suono che li incantava. Da ogni parte della Sicilia le ninfe,
che erano creature belle e gentili e quindi per loro natura attratte dalla musica, accorrevano in quella terra e ogni volta che Daphne superava se stesso nell'arte del suono e del canto, lo colmavano di carezze e baci. Mizzica! E Daphne si beava. Ma un giorno ci fu una ninfa più bella delle altre, Crea, che stringendosi al cuore il pastore gli disse che lo amava e che non sapeva più vivere senza di lui. Daphne fu toccato da quelle parole e da quel giorno prese a suonare solo per Crea. Mizzica! Questa voleva a tutti i costi sposare Daphne, ma come poteva una ninfa sposarsi con un volgare pastore? In aiuto dei due innamorati però corse un giorno il dio Mercurio dicendo agli dei e agli uomini che Daphne era suo figlio. La rivelazione subito permise ai due di sposarsi e nei primi tempi del matrimonio furono felici. Alla mattina il pastore si allontanava per i campi col suo gregge e con la sua musica evocava il corpo e l'anima di Crea che era rimasta ad accudire in casa. Ma quella musica, per quanto dedicata ad una sola donna, altre donne attirava. Non c'era niente da fare, mizzica. Crea divenne gelosa. Voleva che Daphne suonasse per lei sola. Ma come può un pastore che ha la musica e il canto nell'anima suonare per una donna sola? E finì che Daphne, quando la mattina accompagnava le gregge al pascolo e incontrava una ninfa bellissima di nome Euba, si sentiva tutto caldo e arzillo, mizzica. Euba gli sorrideva e lui sorrideva a Euba. Finché un bel giorno Euba, fattasi coraggio, gli disse: «Ma è possibile che tutto il giorno tu suoni solo per tua moglie? Perché non canti e suoni una cosa anche per me?» Daphne acconsentì. E mentre suonava e guardava negli occhi la ninfa, si accorse che un nuovo amore era nato in lui. Da quel giorno prese a suonare solo per Euba. Ma Crea, la moglie, capì subito che la musica era cambiata e da donna non ci mise molto a capire chi era la causa di quel cambiamento. Disperata e furiosa contro il tradimento di Daphne, una notte che questi dormiva, gli trafisse le pupille con uno spillo e l'accecò. Mizzica! Daphne, divenuto cieco, continuò a suonare, ma non volle dire a chi glielo chiedeva se nel ricordo brillasse più la moglie o l'amante, solo che la sua musica si fece da quel momento più dolce e più bella. Ancora oggi, in certe tiepide sere dell'Agrigentino, si può sentire, tendendo l'orecchio, la musica del pastore cieco, soavissima, lontana, portata dal vento. Si conta e si racconta che Elio, il dio sole, era figlio di Titano e di Tea. Era un bel giovane con gli occhi lucenti, con la chioma tutta ricci e splendenti, coperto da un elmo d'oro. Aveva incarico di portare la luce del giorno agli dei e agli uomini. La mattina usciva bello bello dall'oceano d'Oriente, traversava la volta celeste e la sera si rituffava nell'oceano d'Occidente. Per fare questa traversata quotidiana si serviva di un carro tirato da quattro focosi destrieri. Per fare quella notturna, che lo riportava al punto di partenza, si serviva invece di un battello d'oro. Così indaffarato ad ore fisse, il povero Elio aveva poco tempo per badare ai suoi interessi. E dire che interessi ne aveva tanti. Possedeva fra l'altro uno splendido palazzo tutto d'oro che bisognava continuamente lustrare e rendere luccicante di fuori e di dentro. Aveva anche dei meravigliosi giardini ai quali dedicavano molte cure le esperidi. Ma soprattutto ad Elio piaceva possedere degli armenti. Nell'isola Trinacria, nella terra Nissena, egli teneva il suo gregge più pregiato, quello dal quale egli mai si sarebbe potuto staccare. Questo gregge era composto da due tipi di animali, vacche e pecore. Le vacche erano 350 e lo stesso le pecore. Avendo sempre così poco tempo a disposizione, pregò due ninfe, Faetusa, attenzione che non sto dicendo Fetosa, e Lampezia, di badare le bestie.
Le due ninfe, che erano giovani e belle come tutte le ninfe, non osarono dire di no al desiderio del Dio Sole, ma che fossero proprio felici di quel compito e un altro paio di maniche. 700 bestie, sia pure divise in due, erano tante e finivano con l'occupare tutta la loro giornata. Mentre custodivano le greggi o ne sorvegliavano il pascolo, le due ninfe sentivano fra gli alberi, fra le macchie, le risatine e i gridolini delle loro colleghe che si davano da fare con i satiri o in mancanza con i baldi pastori del luogo. Insomma, una tentazione continua, un inferno. E un bel giorno Faetusa non seppe resistere al richiamo di un robusto satiro che da qualche tempo le girettava attorno zufolando. Lo stesso, il giorno dopo, fece Lampezia con un baldo pastore. In conclusione, le due ninfe, dopo essersi raccontate le rispettive esperienze, si accorsero che durante la loro assenza erano sparite un bel po' di pecore e di vacche. Non vi dico i pianti, le lacrime, la disperazione, tiratine di capitti e inevitabile confessione a Elio. Questi, nell'occasione, dimostrò il suo carattere, che era in verità un po' avaruccio, e rimproverò aspramente le due ninfe, disse che delle donne non c'era da fidarsi e che da quel momento in poi al suo gregge ci avrebbe badato lui. Non aveva più bisogno di nessuno. Ricostituì il suo gregge di 700 capi, non uno in più, non uno in meno, e lo lasciò libero di pascolare nella bella terra nissena. Ma ogni giorno, quando si trovava a passare con il suo carro sopra quel posto, si abbassava un poco e contava una per una le sue bestie. Però abbassandosi come faceva, col suo calore finiva per bruciare la terra e gli uomini. Ecco perché i siciliani sono diventati scuri e niuri di pelle. Avete capito? Un tempo, alle falde dell'Etna, vivevano mostri giganteschi con un occhio solo che si cibavano di carne umana, i ciclopi. Il più terribile e il più feroce di questi ciclopi si chiamava Polifemo. Per bastone aveva un pino, e quando fischiava per richiamare il suo gregge, pareva che si alzasse la tramontana. Un giorno, mentre stava sulla riva del mare, emersero alcune ninfe marine che, a vederlo così brutto, presero a ridere e a schernirlo. Ma contrariamente al suo solito, questa volta Polifemo non reagì. Il suo sguardo era rimasto inchiodato su una di queste ninfe, sulla più bella, la più ardita, che si chiamava Galatea. Anzi, Polifemo fece di più. Scuotendosi, si alzò in piedi e protese le braccia verso la ninfa. Ma questa, con una risata, si tuffò in mare e, divertita, gli gridò dietro: «Polifemo! Polifemo! Ma non vedi quanto sei brutto?» Colpito da quelle parole, Polifemo decise di farsi bello. Con un pettine fatto di pioli infissi in un tronco d'albero, cominciò a curarsi i capelli e rubò due barche a dei pescatori per farsi le scarpe. Non mangiò più carne umana. Ma ogni volta che si ripresentava a Galatea, la ninfa ci prendeva più gusto a tormentarlo. Usciva nuda in mezzo all'acqua e diceva al povero ciclope: «Guardami, bestia, come puoi pensare che io così bella sia pane per i tuoi denti?» E quando Polifemo, inferocito, si buttava in acqua per inseguirla, Galatea agilmente scompariva per ricomparire poco lontano. «Se ti abbracciassi», diceva ancora al ciclope, «mi perderei in mezzo al tuo pelo come dentro a una foresta, mi pungerei tutta», e rideva. Rideva. Il ciclope ululava dalla rabbia e il mare attorno a lui pareva ribollire. Poi, lacrime grosse come massi gli rotolavano sulle guance e supplicava: «Perché non vuoi amarmi, Galatea? Non è vero che io sono brutto. Guardami bene. Io sono più alto dell'Etna, più forte di 100 buoi messi assieme. Che dici che sono peloso? Ma un albero, figlia mia, deve avere le foglie, altrimenti che albero è?» Appena Galatea vedeva il pianto di Polifemo, si faceva più ardita e crudele. «Potrei amarti?» disse un giorno al ciclope. «Se?» domandò il ciclope ansioso. «Se diventi bello come Aci». «E qui è questo Aci?»
Aci è il pastore più bello della Sicilia. Ha gli occhi come il sole, è sottile come il ramo di un salice. I suoi baci per me sono come il vino, come il miele. Ancora! Minacciò allora Polifemo, stravolto dal dolore. Attenta al tuo Aci, Galatea! Se lo incontro me lo farò a spezzatino! Ma Galatea rise dalla minaccia di Polifemo e anche il suo amante Aci, che aveva assistito nascosto alla scena, prese a ridere. Un giorno Polifemo stava disperandosi per il suo vano amore, con le spalle appoggiate ad un macigno e smaniava ad alta voce. Dietro il macigno, per caso, erano capitati anche Aci e Galatea. I due, alla vista di quel gigante piangente, sentirono rinfocolare il loro amore e presero ad abbracciarsi e a ridere alle spalle del ciclope. Ma un gemito sfuggito dal labbra di Galatea tradì la presenza dei due innamorati. Polifemo in un istante sradicò uno scoglio e lo scagliò contro i crudeli amanti. Galatea fu pronta a balzare in mare. Aci, colpito in pieno, restò schiacciato. E il suo sangue uscì fuori così abbondante dal suo corpo da formare un ruscello che ancora oggi, signori miei, porta il suo nome. Raccontano gli antichi che una donna detta Demetra, rimasta vedova, aveva abbandonato la sua terra assieme alla sua bionda picciridda chiamata Proserpina. Doveva raggiungere un'altra terra più vasta e feconda, dove accanto a un limpido ruscello vi era una grotta profonda e asciutta. Si accasarono nei dintorni di Enna e incominciò per loro una vita di tranquillo lavoro. Il luogo era bello e i campi fertili. Era autunno e madre e figlia seminarono il grano ed attesero la nuova stagione in compagnia di qualche pecora che dava loro il latte. Ma intanto i giorni cominciavano a farsi sempre più corti, mentre il cielo si copriva di nuvole scure. E fu in una di queste notti d'inverno che Demetra si accorse che sua figlia, la bionda Proserpina, non c'era più, era scomparsa. Uscì allora dalla grotta per cercarla. Niente, nessuno. Non c'era nessuno. E ai singhiozzi disperati della donna rispondeva solo il beffardo gelido fischio del vento. Alcuni pastori di passaggio sentirono però i richiami disperati della donna e le si avvicinarono domandandole cosa l'angosciasse tanto. «È scomparsa mia figlia Proserpina, cercatela per carità!» I pastori commossi decisero di aiutare Demetra e accesero le torce cercando per tutta la notte la bambina perduta, frugando per ogni siepe e cespuglio, ma invano. Di Proserpina non si vedeva nemmeno l'ombra. E l'inverno passò per quella madre che nel suo strazio non cessava di domandare non solo ad ogni essere vivente, ma anche alle piante, agli alberi, al cielo, dove fosse sua figlia. A primavera le spighe spuntarono e da verdi lentamente si fecero bionde. Un giorno Demetra, mentre stava seduta nel campo di grano, sentì alcune spighe ormai alte che le sfioravano il capo. Quel tocco, chissà perché, le parve come una carezza che le desse tanta pace. Chiuse gli occhi per meglio abbandonarsi a quella dolcezza sconosciuta e in quel momento riudì la voce amata di Proserpina che le sussurrava. «Sono tornata, mammozza, così come tornerò ogni anno, per sempre, insieme con le spighe d'oro. Consolati e non chianciri più». Ecco perché fino a qualche tempo fa i contadini siciliani portavano a Ferragosto una statua della Madonna ornata di spighe. Per i campi, laddove la leggenda narra della prodigiosa trasformazione della figlia di Demetra, i contadini in quella processione andavano a torso nudo e scalzi come i pastori di una volta, e di notte le ombre dei boschi erano rischiarate dalle torce accese che ricordavano l'inutile ricerca di Proserpina, della fanciulla dai capelli d'oro come le spighe dei bei campi di Enna.
Al tempo di re Federico c'era a Messina un picciriddo che si chiamava Cola e che dalla mattina alla sera stava a nuotare in mare. L'acqua era il suo vero elemento. A terra si sentiva spaesato, sperduto. I suoi compagni perciò l'avevano soprannominato Pesce. Un giorno sua madre, arrabbiata perché Cola Pesce non si decideva a tornare a riva, lo sgridò: «Speriamo a Dio, mi resti sempre in tall'acqua!» E Cola rimase nell'acqua. Col passare degli anni Cola Pesce si era fatto un bel picciottetto. Percorreva lo stretto per lungo e per largo. Era capace di immergersi fino a profondità abissali ed era diventato amico anche dei pesci giganti. Giovane e gentile com'era, si prestava di cuore a scortare i naviganti lungo lo stretto. E certe volte, nelle giornate di cattivo tempo, quando le barche non uscivano, portava la posta dalla Sicilia al continente e viceversa, in una sua borsa impermeabile fatta di alghe. La notizia dell'esistenza di Cola Pesce arrivò alle orecchie di re Federico, che incuriosito volle conoscerlo. Il re rimase molto meravigliato a vedere le prodezze di cui Cola Pesce era capace e per sfidarlo gettò in mare una preziosa coppa d'oro tempestata di brillanti. Cola Pesce si tuffò per riapparire poco dopo con la coppa in mano. «Cosa hai visto nelle profondità marine?» chiese il re Federico. E Cola Pesce riferì che lì sotto scorreva un fiume impetuosissimo, che c'erano rocce coperte da un numero sterminato di polipi e soprattutto che l'isola si reggeva su tre colonne di cristallo di rocca. Preso da entusiasmo, il re volle che Cola Pesce ritentasse la prova, andando ancora più a fondo. Per invogliarlo buttò in acqua un sacchetto pieno di monete d'oro, ma Cola Pesce questa volta pareva esitare. Allora il re fece solenne promessa che se Cola Pesce fosse tornato su con il sacchetto delle monete, avrebbe potuto sposare la sua figliola. Cola Pesce guardò la principessina, vide che era bellissima e senza più pensarci, patapomfde, si tuffò nuovamente. Passarono i minuti, cominciarono a passare le ore e Cola Pesce non riaffiorava. Il re era inquieto. La regina si era fatta pallida, la principessina piangeva. Poi al giorno succedette il crepuscolo e al crepuscolo la notte. Sulla riva il re e la corte tutta si misero a chiamare a gran voce: «Cola Pesce! Cola Pesce!» Niente. Invano tendevano l'orecchio per la risposta e insistevano: «Cola Pesce!» Quando ormai stanchi stavano per andar via, la principessina gridò: «Zitti! Ascoltate!» E lontana, lontana, lontana dal profondo del mare, tutti udirono la voce di Cola Pesce che diceva: «Maestà! Maestà! Sogno qua! Sogno un forno di lumari e non posso più tornare! Stai reggendo la colonna che se no si spezzerà e a Sicilia affonderà!» Andando sempre più a fondo, Cola Pesce si era accorto che una delle tre colonne si era incrinata, stava per spezzarsi. Rinunciando alle ricchezze e alla figlia del re, aveva deciso così di sacrificarsi per la sua gente. E se la Sicilia ancora, dopo tanti e tanti anni, non va a fondo, è perché Cola Pesce sta lì a sostenerla. Tutta, para para, sulle sue spalle. Mi raccontava mio nonno, che a sua volta l'aveva sentito da suo nonno, che Giove, il padre di tutti gli dèi, non era una persona tranquilla. E sapete perché? Perché smaniava per le donne. E quando vedeva che queste gli resistevano, non si faceva scrupolo di tramutarsi, di camuffarsi, come fece con Leda, alla quale apparve mutato in cigno. Il fatto era che Giove amava le cose belle, e c'è niente di più bello delle femmine. Un giorno Giove si sposò con la bellissima dea Era. Dopo qualche tempo,
Era disse al padre degli dei che aspettava un bambino. Giove ne fu contentissimo. Potente e bello lui, delicata e bella lei, c'era da immaginarsi che meraviglia di bambino sarebbe stato. E invece venne fuori una specie di mostriciattolo, peloso, stortignaccolo. La povera Era trovava tutte le scuse per non mostrare il figlio al padre e un giorno diceva che non stava bene, un altro giorno che era appena appena uscito. Finché Giove, irritato, obbligò Era a presentargli il figlio al quale era stato dato il nome di Vulcano. Quando Giove se lo vide davanti non credette ai suoi occhi. Ma come? Un figlio così brutto! E non lo volle più vedere. Per di più, dato che era anche sospettoso, cominciò a pensare che non fosse figlio suo. Era, quando capì il sospetto di Giove, si spaventò. Per dimostrare allora che a quel figlio non era per niente legata, sotto gli occhi di Giove lo prese per i piedi e lo scaraventò giù dall'alto del cielo. Cade, e cade che ti ricade il povero Vulcano. Ma mentre cadeva ci fu chi ebbe compassione di lui. Si trattava di due dee del mare, Eurinome e Tedide, che lo presero a volo nella caduta e seduta stante decisero che l'unica era di nasconderlo agli occhi di Giove. Le due dee del mare sapevano, per averla praticata, che ai piedi del monte Pellegrino c'era una grotta profonda con due uscite, una che dava sul mare e una che dava sulla terra. Lì nascosero il piccolo Vulcano e lo nutrirono e curarono amorevolmente. Passa che ti ripassa il tempo, Vulcano si fece grande e finì per annoiarsi a morte a star tutto il giorno nella grotta. Così una mattina uscì dalla parte della terra e apparve subito ai suoi occhi un paesaggio stupendo, pieno di piante che non aveva mai visto. «Cosa sono questi?» chiese a uno che passava. E quello rispose: «Sono viti, delle quali si fa il vino». Vulcano allora assaggiò il vino e già fin da quella volta, quando tornò nella grotta, il suo dover star nascosto gli sembrò meno gravoso. Poi il vino che beveva tutti i giorni cominciò a dargli fantasia e poco a poco Vulcano prese a industriarsi facendo dei lavoretti con il ferro e con il bronzo. Scoprì allora di essere un artista, un fabbro di vino. Fu sotto la grotta del Monte Pellegrino che Vulcano capì la sua vera natura. E quando, riconciliato con Giove, tornò sull'Olimpo e fabbricò in bronzo le abitazioni di tutti gli dei, volle che in Sicilia restassero le sue officine predilette. Quella di Palermo, dove faceva le opere più artistiche e graziose, e quelle delle isole Eolie e dell'Etna, dove invece si dedicava a lavori più pesanti, come per esempio, che so, folgori, lampi, fulmini, per sua pace Giove. E neo neo ho fatto fenio. Al tempo dei tempi viveva sulla terra una razza di giganti dotati di una forza smisurata. Niente era loro negato. Deviavano fiumi, costruivano monti, gli bastava premere con un dito per creare una valle. Orgogliosi della loro potenza, i giganti insuperbivano ogni giorno di più. Finché una volta, alzando gli occhi al cielo, si chiesero a cosa avesse Giove più di loro. E il loro capo, Prometeo, si incaricò di dichiarare guerra al padre di tutti gli dei. Per un po' di tempo le cose andarono bene a Prometeo, che riuscì a rubare a Giove il segreto del fuoco e a regalarlo agli uomini. Ma fu la sua ultima vittoria. Giove lo sorprese con l'inganno, lo fece incatenare su di un'alta rupe e mandò un'aquila a mangiargli il fegato che ogni giorno gli ricresceva. Privati del loro capo, i giganti smisero di far guerra a Giove, ma dentro ribollivano di rabbia e di sete di vendetta. Poi decisero che era venuto il momento di eleggere il nuovo capo e si riunirono tutti in un'immensa pianura. Là si svolsero gare, sfide e giochi che squassarono la terra cambiandone la faccia. Alla fine il più forte risultò il gigante Tifeo, che viveva in Sicilia dalle parti di Ragusa. Appena nominato capo, Tifeo si rivolse ai suoi uomini con voce tonante. «È giunta l'ora di vendicare la tortura di Prometeo! Dobbiamo dare la scalata al cielo!» «Ma come caspita faremo ad arrivare fin lassù?» chiese il più anziano dei giganti. «Strappate i monti Blei, Piccio Teddy,
mettetene uno sull'auscio e fatene una scala. Così fu fatto, e i giganti cominciarono a salire verso il cielo. Giove, avvertito della minaccia, chiamò Vulcano e si fece costruire dei fulmini speciali, di quelli che non sbagliavano la mira. Via via che i giganti salivano, Giove li colpiva ad uno coi fulmini e li faceva arrotolare negli abissi. «Tutti con mia! Tutti con mia!» urlava Tifeo, che era il primo di tutti. Ma ad un certo momento si accorse di essere rimasto solo. I suoi compagni erano scomparsi, non per paura, ma perché Giove li aveva abbattuti. Allora il padre degli dei chiamò a raccolta tutte le forze conosciute e sconosciute dell'universo perché gli dessero una mano a far prigioniero Tifeo. La lotta fu lunga e feroce. Si mossero i venti, i fulmini, stormi di uccelli giganteschi accecavano il prode Tifeo. Serpenti enormi gli si aggrovigliavano fra le braccia. Draghi che sputavano fuoco gli bruciavano le carni. Alla fine Tifeo, poverazzo, cadde stremato. Aiutato da tutti gli altri dei, Giove legò il gigante sopra la sua isola, la Sicilia, e il corpo supino di Tifeo lo occupava tutta, da capo Peloro a Pachino, a capo Lilibeo. Ma il padre degli dei aveva paura che un giorno il gigante potesse rialzarsi, e allora ordinò che sulla testa gli venisse posto il monte Etna. E così, per l'eternità, rimase il gigante. E quando certe volte l'Etna sussulta e sputa fuoco, è Tifeo che cerca di liberarsi, facendo tremare non solo la terra, ma magari ne ause mescaneti. O sapete che i femmini hanno piede longo e la dea Diana ce l'aveva ancora più longo, perché amava andare a caccia nei boschi. Le sue compagne, tutte belle e giovani come la dea, avevano il suo stesso carattere scontroso. Guai a chi era tanto ardito da nascondersi nelle macchie per sorprenderle durante le loro scatenate corse dietro alla preda. E guai a chi si lasciava andare tanto da attentare al loro pudore. Fra le compagne di Diana, la più bella si chiamava Aretusa. Un giorno, mentre inseguiva una bestia, Aretusa venne scorta dal giovane pastore Alfeo, vale a dire Alfio. Questi da quel momento non ebbe più pace, non chiuse più occhio. Perdeva le pecore. Sempre aveva davanti agli occhi la snella figura di Aretusa, e si appostava di giorno nelle notti di luna lungo gli esili sentieri dei boschi. Imitava con la voce il richiamo degli animali per far sì che Aretusa gli passasse accanto e lui potesse bearsi a quella vista. Alfeo smagriva di giorno in giorno. Gli occhi gli diventavano più grandi del viso. Una volta si fece coraggio e, imbattutosi in Aretusa, si provò a chiamarla. Ma la fanciulla, rapida come il lampo, scomparve in un anfratto, non senza avergli prima scagliato contro una freccia che sfiorò la spalla di Alfeo. Il sangue che sgorgava dalla spalla parve al giovane pastore un regalo, ed egli, raccoltone un po' sulle dita, lo baciò, pensando ad Aretusa. La ferita della spalla fece presto a guarire, ma non quella del cuore. Un giorno, mentre Alfeo portava le sue pecore ad abbeverare lungo un fiume, gli parve di scorgere proprio sulla riva una forma ignuda che scendeva in acqua. Il pastore non credette ai suoi occhi. Lì, a pochi passi da lui, c'era proprio Aretusa, che fiduciosa e ignara stava per immergersi in acqua. Il desiderio del pastore si accese tanto da non poter più resistere. Accecato dalla passione, prese a correre verso la fanciulla. Questa, udendo il rumore dei passi e scorgendo Alfeo, che ormai aveva imparato a conoscere, iniziò una fuga disperata. Disperata perché, per quanto i suoi piedi quasi non toccassero terreno, pure sentiva sempre dietro di sé il respiro ansante del pastore. Poi le sue esile membra, che pure erano allenate alla caccia, cominciarono a risentire della stanchezza e a cedere. Il respiro le si fece affannoso. Gli occhi presero a velarsi per il sudore e l'angoscia. E alla fine, stremata, si abbatté per terra con un grido. Ma nell'attimo in cui Alfeo la raggiungeva e l'abbracciava strettamente,
Aretusa pregò Diana che accorresse in suo aiuto e Diana, pietosa, la trasformò di colpo in una fontana. L'acqua che era stata Aretusa colò per una fessura del terreno, si infiltrò sottoterra, percorse grotte e greti sotterranei e sbucò alla fine nel porto di Siracusa, tuffandosi nel mare. Allora Alfeo, comprendendo che mai più avrebbe rivisto la sua adorata fanciulla, cominciò a piangere, un pianto lungo, ininterrotto, che trasformava la sua carne in lacrime, il suo sangue in lacrime, il suo cuore in lacrime. Lentamente, sempre piangendo, Alfeo si mutò in fiume e gli dei ebbero pietà di quel pianto, perché piano piano guidarono le acque di quel fiume fino al mare, dove poterono finalmente unirsi con quelle della fontana Aretusa. Raccontano le antiche storie che Afrodite, la dea dell'amore, fosse troppo occupata ad intervenire nei fatti amorosi degli uomini per potersi lei stessa innamorare. Doveva infatti continuamente occuparsi di tutti coloro che a lei si rivolgevano per la grazia. E c'era chi la pregava di rendere meno duro il cuore di pietra di una bella, c'era chi la supplicava di far vendetta ad un amante traditore, c'era chi la scongiurava di intervenire in qualche intrigo. Insomma, a se stessa non poteva badare. Ma un giorno le capitò di posare gli occhi su un giovane bellissimo che si chiamava Adone e se ne innamorò. Il giovane però era anche un cacciatore e una volta, durante un combattimento con un cinghiale, non ce la fece e venne ammazzato. Disperata, Afrodite pregò Giove di ridare la vita ad Adone. Se non che del giovane, mentre si trovava nel regno dei morti, si innamorò anche Persefone e non lo voleva restituire. Allora Giove decise di dividere il danno a metà. Per 6 mesi dell'anno Adone sarebbe rimasto sottoterra con Persefone, la regina dei morti, e per 6 mesi fra i vivi con Afrodite. Ma la dea dell'amore in quei 6 mesi che non aveva con sé Adone soffriva molto. Il cielo le pareva sempre grigio, l'aria cupa, la terra morta. E inoltre non le piaceva più andare in giro per tutta la Grecia, come prima faceva, e soprattutto non poteva più vedere Citera, la sua terra prediletta, dove per la prima volta aveva incontrato Adone. E così decise di andarsene nell'isola a 3 punte. Gira e gira per l'isola, ci fu un posto che molto le piacque. Una montagna, detta Erice, dalla quale si vedeva il mare. Lì, Afrodite si fermò per tutti i 6 mesi che era senza il suo amante. I primi giorni furono tristi, come sempre. Poi a poco Afrodite cominciò a guardarsi attorno e vide il mare così azzurro che pareva pittato, i fiori dai colori così vivi che sembrava li avessero lustrati allora allora. Anche l'aria era dolce, le accarezzava i capelli come se fossero le mani del suo amante, ed anche l'erba sulla quale si distese le parve accogliente e calda come le braccia del suo Adone. E una bella mattina, svegliandosi, Afrodite, nel vedere attorno a lei tutta quella bellezza, per la prima volta sorrise. E il sorriso di Afrodite sembrò di colpo fare più bello il luogo. Perfino le pietre sentirono come se dentro di esse si fosse messo a girare il sangue. E quando finalmente, passati i 6 mesi, arrivò Adone, ad Afrodite la cosa non parve più così importante, perché aveva ritrovato la felicità di campare. Sempre rimase Afrodite grata al luogo che l'aveva salvata dalla pena d'amore. E volle che sul monte venisse alzato un santuario a lei dedicato. Questo santuario fu uno dei più importanti dell'antichità, e da ogni parte del mondo i pellegrini lì si recavano quando avevano bisogno di una grazia particolare dalla dea. Ma Afrodite fece di più. Prima di lasciare Erice, guardandosi attorno, disse: «Le donne che nasceranno qui saranno destinate ad assomigliarmi. Ed è per questo che da secoli le donne di Erice sono belle, bellissime.